chiropratica veterinaria. Cosa ci racconta su questo libro? Questo libro è nato in seguito alla mia esigenza. Diciamo che quando io ho deciso di seguire il corso in chiropratica veterinaria in Germania, avevo bisogno di andarci un po' preparata, cioè stavo cercando dei libri che mi spiegassero perlomeno il concetto di chiropratica veterinaria, la terminologia che viene usata per avere, diciamo, un'infarinatura. Ho trovato pochissimo, quasi niente, se non dei piccoli libri del cane, del gatto e del cavallo, ma che non erano molto specifici. Quando ho seguito il corso ho detto prima o poi lo scrivo io questo libro, perché non è possibile che né in italiano né in altre lingue non sia presente un libro del genere. Quindi cosa ho fatto? Dopo aver effettuato questo corso nel 2007-2008, poi sono passati degli anni e veramente poi ho deciso di mettere mano a questo libro. Ho scritto, insomma, un libro che racchiude un po' tutti i concetti della chiropratica, perché si usa, quali sono le terminologie. È un libro che non è didattico, non ha lo scopo di insegnare a fare la chiropratica, ma ha uno scopo puramente divulgativo, sia per i possessori di animali, perché devono sapere che esiste questa disciplina, ma più che altro per i colleghi veterinari, che devono sapere che alcune patologie non possono essere trattate nel modo tradizionale, ma per forza di cose devono essere trattate con la chiropratica veterinaria. Se io ho una subluxazione, ad esempio a livello della mandibola, è inutile che prendo farmaci antidolorifici, antinfiammatori, finché la mandibola non viene riposizionata correttamente io continuerò a avere dolore, o tanto peggio, il dolore magari passa, però ho un'alterata funzione, quindi un'alterata masticazione, e questo poi si ripercuoterà su tutto il resto della colonna. Quindi è fondamentale che la chiropratica venga conosciuta in ambito medico. Sappiamo che comunque Ed Agricole pubblica libri didattici e lei diceva che questo non lo è, ma effettivamente infine contiene tantissime informazioni, per appunto importanti anche per i suoi colleghi, anche perché pare che in Italia questo tipo di terapie non sia ancora sbarcata realmente, forse lei è una delle uniche che effettua questo tipo di terapia, ma sappiamo anche, dottoressa, che lei ha avuto un'esperienza al Fierbeinerheilzentrum in Germania, dove si è specializzata. Ci racconti qualcosa anche su questa sua esperienza? Sì, questa esperienza è stata bellissima, perché questa scuola è una scuola appunto che si trova in Germania, ma in realtà raccoglie persone che vengono da tutto il mondo. Quando ho seguito io il corso eravamo 60 partecipanti, 60 studenti, provenienti da tutti i paesi del mondo, dall'Australia, dall'America. Quindi è stata una bellissima esperienza anche in quel senso, perché ho potuto conoscere persone di tutto il mondo. La chiropratica, secondo me, in Italia deve ancora arrivare. Io non sono l'unica ad aver fatto questo studio, siamo però veramente pochi. Diciamo che sono stata la quarta in Italia a seguire questo corso. Adesso ci sono altri colleghi e sono contenta, perché comunque è una pratica che deve ampliarsi, perché ha delle potenzialità enormi, e con questa tecnica si possono risolvere problematiche che in altri modi altrimenti non sarebbero risolvibili. È importante che i colleghi in particolare conoscano questa disciplina per poter riferire il caso e trattarlo nel modo adeguato, e non mascherare il sintomo con farmaci che poi alla fine lasciano il tempo che trovano. Questa sicuramente è una nuova filosofia di azione e terapeutica che molti stanno imparando a condividere in tanti ambiti della medicina. Ci terrei a citare anche l'International Academy a cui lei ha preso parte per un'altra specializzazione, ma a questo punto vorrei chiederle se ci può raccontare un po' le differenze tra l'estero e l'Italia per quanto riguarda le terapie complementari veterinarie.
Sì, allora diciamo che in Italia come al solito siamo un po' indietro, nel senso che nei paesi esteri, già in Francia, in Germania, ma anche in Spagna, sono molto più aperti alle discipline alternative, ma più che alternative definiamole complementari, perché comunque queste terapie vanno associate alla terapia tradizionale. È vero che a volte sono sostitutive, perché è chiaro che se devo fare una correzione a livello della colonna, in modo chiropratico, nessun'altra tecnica posso sostituire. Magari ci sono delle situazioni in cui queste terapie, come può essere anche l'agopuntura, diventano complementari, così come l'ozonoterapia. Quindi diciamo che deve esserci una sinergia fra i colleghi diciamo, allopatici e quelli che si occupano di medicina non convenzionali. Dottoressa, grazie mille per aver condiviso la sua esperienza, soprattutto perché queste terapie sperimentali, in Italia non ancora riconosciute come all'estero, sono molto importanti e lei sta sicuramente svolgendo un grande passo per facilitare l'accettazione di queste terapie anche qua in Italia. Dottoressa, è stato veramente un piacere. Grazie mille e spero che appunto i miei primi passi servano in futuro ad altre persone. Grazie a lei, dottoressa. Buon pomeriggio. Grazie a tutti.